Ciao a tutti ragazzi, oggi andiamo a vedere come rigenerare l'Origin Little in Dual Coil. Io per rigenerare in Dual Coil utilizzo dell'acciaio 28 gauge, ovviamente acciaio 316L 28 gauge, e andrò a fare 5 spire su punta da 2. Mi raccomando, non utilizzate l'acciaio che potete benissimo prendere in ferramenta perché non è acciaio chirurgico o alimentare. L'acciaio che comprate in ferramenta contiene lo zinco e altre sostanze tossiche che durante l'attivazione col calore potrebbero rilasciare sostanze poco gradevoli. Perfetto. La prima è fatta. Non riesco a mettermi al fuoco. No. Fatta la prima coil, dobbiamo andarla ad inserire all'interno di questo foro e questo foro qua. Preparate le due resistenze con filo in acciaio 28 gauge, 5 spire su punta 2, le andiamo a posizionare all'interno del deck. Dopo aver fatto le due coil e inserite nel deck, dovete trovarvi all'incirca in questa situazione qui. Le due coil devono essere alla stessa altezza, con le spire leggermente staccate. Proviamo ad andare ad attivare. Come si può vedere, attivano correttamente. Ho notato che l'acciaio, a differenza del Cantala 1, è molto più reattivo, sembra molto più cattivo nella risposta. Ora andiamo a preparare il cotone. Io come cotone andrò a utilizzare il Muji che si trova in pad. Ho tagliato una striscia di Muji. Andrò a togliere la prima parte. Preparato il cotone, andrò a infilarlo all'interno delle coil. Avere un minimo di resistenza. Ok, ora sono pronto per andare a tagliare le mie eccedenze.
lo centro un attimino e lo vado a inserire all'interno del deck in questo modo qui, lasciando sotto alla coil lo spazio necessario per l'aria. Ok. Ora ci dovremmo trovare in questo modo qua. Io andrò a sconcare il liquido per bagnare il cotone. Il Muji assorbe subito. Non dovete star lì a diventare matti. Ok, diamo una prima attivazione. Come potete vedere, va che è una meraviglia. Ora vado a riposizionare un pochino il mio cotone. Posiziono meglio l'interno, anche perché da bagnato è più facile sistemarlo. Ok, io lo rigenero così, in questo modo qua, in dual coil. Il cap lo utilizzo con i due fori più grandi, tutti aperti. Mi raccomando, i fori devono essere frontali alle due coil. E questo è il nostro rigen rigenerato. Ecco ragazzi, io lo rigenero in questo modo e devo dire che soddisfa abbastanza, anche se non è una delle rigenerazioni che preferisco di più. Io preferisco con la coil centrale sulle 6-7 spire, sempre in acciaio, perché ho visto che l'acciaio è molto, molto reattivo e ha un buon hit rispetto al Cantala 1. Vapore ce n'è tantissimo. Il vapore è anche bello, bello morbido, denso, insomma, è piacevole, è piacevole. L'aroma si sente, è gagliardissimo. Bene ragazzi, oggi è tutto. Vi ho fatto vedere come rigenero il mio Origin Little da 16 mm in dual coil. Questa non era una lezione, ma semplicemente una dimostrazione di come rigenero io l'Origin Little in dual coil. Probabilmente qualcuno lo rigenererà in un altro modo, ma a me così soddisfa. Ciao a tutti ragazzi, alla prossima.